E alla vigilia delle elezioni provinciali noi preferiamo parlare di elezioni politiche, perché noi con Salvini non ha presentato alcun candidato, è vero, alcuna lista, così? Sì, è vero, non abbiamo presentato la lista alle elezioni provinciali. E credo che innanzitutto dobbiamo sgombrare il campo da una confusione che c'è spesso. Le elezioni provinciali sono il frutto di un paradosso tutto italiano. Delle province che almeno sulla carta devono essere abolite, che poi di fatto sono presenti, che hanno delle competenze ma non hanno i fondi per farvi fronte, ma che arrivano poi dopo alle elezioni e in cui votano solo i consiglieri comunali. È un paradosso tutto italiano. Di fronte a questa situazione, di Sembra anche fronte a con un qua leggero risvolto ridicolo, magari. qualcosa in più di leggero, insomma, di fronte a tutto questo è evidente che noi preferiamo stare fuori da questa logica delle casate che si contrappongono e delle correnti che si fronteggiano all'interno dei vari partiti o dei vari schieramenti. Riteniamo più opportuno continuare a costruire sul territorio insieme alla gente che giustamente qualche volta mi ferma a pensare e mi chiede, dice, ma ci sono delle elezioni, ma che sono queste elezioni? È un meccanismo fuorviante. Preferiamo stare fuori dalle stanze e sul territorio. È facile stare fuori dalle stanze? Riuscite a stare fuori dalle stanze? O ci riuscite soltanto finché le competizioni sono lontane? Ma Poi bisogna entrarci, no? io credo che la prima cosa in questo momento potrà essere a contatto con la gente, perché ormai la politica sta mostrando anche su questo territorio tutti i suoi limiti e io più giro la provincia di Caserta più mi rendo conto che c'è fame di alternativa, c'è voglia di cambiamento, c'è stanchezza e c'è richiesta di risposte concrete da parte della gente. Adesso noi abbiamo fatto qualche battuta così un po' acida, un po' maligna, ma giustamente, visto che si è tanto parlato di abolizione delle province come degli enti quasi inutili, adesso ci ritroviamo in campagna elettorale per un nuovo presidente, un nuovo consiglio, insomma, è chiaro che il risvolto ridicolo c'è assolutamente. Però partiamo da un altro presupposto. Ci siamo anche stancati di dire che c'è un cambiamento in atto, che lo vorremmo questo cambiamento, che la politica è in evoluzione, che la democrazia bla bla e tutto il resto bla bla. Siamo invece de facto in un momento assolutamente stagnante e non è il solito momento stagnante in cui noi ci ritroviamo a guardare tutte le volte che pensiamo a nuove candidature, a nuove elezioni politiche, a svolte, a rinnovamenti, tutto questo non c'è mai stato. No, questo è proprio un momento stagnante che ti lascia chiaramente intendere che in questo stagno ci staremo a lungo. Intanto la cosa che si aggiunge al ridicolo, ed è ancora più ridicola, è come noi riusciamo a commentare tutto quello che avviene negli altri stati, come ad esempio le elezioni, cioè il referendum della Catalogna, la probabile, presumibile o per alcuni impossibile indipendenza di questo Stato ricchissimo, noi siamo sempre in prima fila per giudicare, dimenticando assolutamente le rogne in questo stagno in cui noi viviamo. Noi con Salvini è un movimento, anzi potrei dire un partito, no, lo possiamo dire un partito, è un partito per certi versi controverso, non tanto per quello che dimostra e vuole essere, ma per come è visto o per come lo si vuole continuare a vedere. È come se nel momento in cui Salvini comincia a decollare succedesse qualcosa per volontà esterna, perché Salvini è costretto con tutta la sua squadra a fare un passo indietro. Questo perché? Perché si ha paura di Salvini? O perché c'è consapevolezza
della propria incapacità a far fronte a uno come Salvini? Io credo che Salvini abbia una grande peculiarità e stia interpretando in questo momento il sentimento profondo della gente. Salvini, rispetto ad altri, credo che questo sia indubitabile, parla chiaro, ha delle posizioni che possono essere più o meno condivisibili, ma sono nette. In genere chi parla chiaro non ha molta fortuna in questo paese. Questa, speriamo di capovolgere questa logica e questo presagio. Però dicevo, Salvini è uno che parla chiaro, delle posizioni nette, che possono essere più o meno condivisibili, ma sono chiare, parlano della quotidianità della gente. L'abbiamo visto più volte dire e spiegare che, per esempio, rispetto a quello che è la legge elettorale, su cui tanti si affannavano, ha più volte dichiarato: datemene una, la votiamo, basta che andiamo a votare. Quindi riportare innanzitutto la voce e la possibilità di parlare e di scegliere la gente, certo. Cosa che in questo paese non si fa da troppo tempo. E quindi io credo che chi va a interpretare, a vivere, a incarnare quelle che sono le esigenze più vere delle persone, quelli che sono i sentimenti tante volte pensati e non detti da parte delle persone, quelle che sono le esigenze più profonde, certamente crea discussione da una parte, ma crea altrettanto consenso e condivisione dall'altra. Le faccio un piccolo inciso: io sto girando in lungo e largo la provincia di Caserta, sono tornato in posti dove sono stato un anno fa, mi è capitato di rincontrare la stessa gente. Io un anno e mezzo fa, in quei territori ero accolto con diffidenza, con qualche perplessità. Oggi vado, incontro la stessa gente e trovo calore, trovo condivisione, trovo voglia di cambiamento. Questo vale, io credo, al di là di ogni vale di più e al di là di ogni sondaggio, è quello che si percepisce sul territorio. Beh, le posizioni a volte drastiche, come quelli che assume Matteo Salvini, sono esattamente la cosa che vuol sentirsi dire una persona che ha bisogno di avere dei riferimenti e cerca protezione. Io dico sempre che l'Italia è un paese che ha bisogno, all'uso russo, del piccolo padre, identificando il piccolo padre non necessariamente la persona che ti risolve i problemi, ma la persona che riesce ad essere riferimento. È importante mantenere questo consenso emozionale, il problema è di mantenerlo fino alle urne ed anche oltre. Facendo un calcolo, voi ritenete di avere più consensi rispetto all'anno scorso, rispetto all'era Renzi, l'era Renzi vera e propria, cioè con Renzi Presidente del Consiglio? Allora, io credo che, glielo dicevo prima, al di là di quelli che possono essere le percentuali dei sondaggi, qui per deformazione credo poco in un senso o nell'altro. I sondaggi sono quello che sono. Io credo che sta aumentando in maniera forte il consenso nei confronti non solo di Matteo Salvini, ma delle tematiche e delle questioni che pone al centro dell'attenzione, di quelle che sono le proposte di governo che sta portando avanti, che sta cercando di illustrare in tutte le sedi. E poi, al di là di quello che sono le percezioni e discussioni, qui ci sono questioni che vanno affrontate in maniera diretta. E le faccio un esempio. È una dimostrazione. Noi siamo in provincia di Caserta ed è stato fatto un'interrogazione l'altro giorno al ministro degli interni dal senatore Volpi, che è vicepresidente nazionale del partito, sulla questione di Castel Volturno. Rispetto a questa questione abbiamo parlamentari del territorio, abbiamo persone espressione del territorio, nessuno si pone il problema di là delle chiacchiere. Castel Volturno è un territorio che ha sul proprio spazio comunale circa 20.000 immigrati clandestini, rispetto a 23.500 cittadini residenti, di cui solo 4.500 sono immigrati regolari. Mi pare che ci siano anche diverse etnie presenti. Allora, rispetto a questo è stato fatto con un decreto legislativo 91 del 2017
che dal governo di centrosinistra, che reca disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno, nel quale inserisce alcuni comuni a forte presenza di immigrati, tra quelli in cui è possibile nominare dei commissari straordinari al fine di riqualificare ed avviare un'attività di rilancio del territorio. È Castel Volturno, in provincia di Caserta. Bene, la nostra domanda, ed è quello che è l'oggetto dell'interrogazione anche al Ministro degli Interni, è innanzitutto: rispetto a una situazione del genere, è più importante provare a vedere quali sono gli strumenti per far integrare questi 20.000 clandestini su 23.500 residenti, o è più importante in quel territorio riavviare una vera opera di riqualificazione? È più importante dare il sostegno, dare un sostegno all'ente, visto che parliamo di un comune in dissesto con circa 70 milioni di euro di dissesto? È più importante fare opere non si capisce bene di cosa, o è più importante cercare di rilanciare i commissariati, rafforzare i commissariati delle forze dell'ordine su quel territorio, trovare gli strumenti per rafforzare i trasporti, perché altrimenti ci sono problematiche da questi punti di vista, o è più importante provare ad avviare una seria procedimento di depurazione delle acque, visto il problema atavico dei Regi Lagni, visto il fatto che quel territorio sennò non sarà mai oggettivamente balneabile? È più importante mettere la gente ad avviare una riqualificazione delle strutture, anche quelle dell'edilizia scolastica? O è più importante pensare a vedere come avviare dei progetti, non si sa bene di cosa, per integrare queste persone che continuano a permanere su quel territorio e continuano a occupare spesso e volentieri le case di vacanza in maniera... Allora, queste sono delle problematiche serie che riguardano il nostro territorio, rispetto al quale noi ce ne facciamo carico, ce ne stiamo facendo carico. L'interrogazione è fatta al Ministro dell'Interno per capire qual è l'intenzione del governo rispetto a questo tipo di decreto. Io dico anche una cosa. Parliamo di fatti concreti. Certo, allora 23.000 abitanti, 23.000 persone sul territorio, diciamo cittadini di Castel Volturno, 20.000 clandestini, sono 43.000 persone, 43.000 unità, quindi è una popolazione che si raddoppia. La popolazione originaria ha già problemi di posti di lavoro. Ha problemi di tutti i generi, problemi di smaltimento rifiuti, quindi noi ce l'abbiamo tutti, i capanni e oltre, ha tutti i problemi possibili e immaginabili, ma magari contenuti ad un numero limitato di cittadini, tutti i problemi che abbiamo tutti. In più ha questo problema da risolvere dei giovani che non hanno prospettive di lavoro e sono costretti spesso e volentieri ad andare via. Io penso che il primo problema, visto che ci sono 20.000 persone che non si vogliono mandare via, perché altrimenti tutti quanti ci dicono che siamo razzisti, e quindi lo snodo è proprio quello, non voler essere chiamati razzisti e cercare di scaricare il problema su altri, perché il discorso è sempre quello. Allora, non ci siamo riusciti con l'Europa, alla quale se ne infischia di essere chiamata razzista, ognuno chiude i confini in casa propria e fa i fatti propri, non ci siamo riusciti con altre cose, allora cosa facciamo? Cominciamo a parlare, ad elucubrare, a disquisire sul nulla, perché non è che 20.000 extracomunitari ci sono oggi, c'erano pure ieri e anche l'altro ieri, e la famosa pineta di Castel Volturno, che era un problema ieri, un problema oggi, e lui era l'altro ieri. Non mi sembra che negli ultimi anni, al di là delle belle parole, ci sia stato un solo discorso sensato. Adesso arriveranno i fondi, perché mi sembra di avere letto da un comunicato del sindaco Dimitri Russo che arriveranno, che ci sono questi fondi, benissimo. Ma questi fondi, io credo, poi è chiaro, sono tutti molto più bravi di me a fare la politica, ma io credo che il primo problema da risolvere sarebbe quello di creare le condizioni, sempre parto dal presupposto che tanto nessuno risposta dal territorio, 20.000 persone, creare i presupposti perché 43.000 persone possano vivere, convivere, ma decentemente, perché se io, per non fare la figura del razzista, faccio venire il tizio in casa mia e poi lo mando a vendere i fazzolettini, quello non vuol dire non essere razzista, quello vuol dire essere due volte razzista a casa mia, o no? Quindi io credo che il problema da affrontare sia altro. Io non so
Ma vi chiamate ancora Lega o no? Sì. Sì. Io non so la Lega, io non so, ma quasi che dire Lega. Ma io non so la Lega nell'ambito delle priorità, che cosa voglia individuare per primo come problema e priorità là a Castel Volturno, perché sinceramente dal punto di vista pratico questo non l'ho ancora capito. Che cosa volete fare come prima cosa? Adesso noi andiamo in campagna elettorale, voi farete una campagna elettorale ovviamente anche sul litorale, e sul litorale qualche anno fa avete preso anche un numero discreto di voti che ha stupito tutti. Vi preparate a prenderne altrettanti con questi problemi. Allora, come prima cosa, cosa fa la Lega allora, a Castel Volturno? Allora, con questi soldi, con questi soldi e con queste 43.000 persone, che cosa farebbe la Lega? Io penso che innanzitutto lei ha fatto un giusto passaggio relativamente al discorso del sempre, della continua paura di essere tacciati di razzismo. Allora, io credo che bisogna dire delle parole chiare su questa cosa, dobbiamo uscire da questo che per me è un voluto gap culturale con il quale si continuano a mettere gabbie a chi vuole dire le cose come stanno. Chi scappa dalla guerra, chi scappa dalla persecuzione. È vero, hai ragione, ritorno, chi scappa dalla guerra è tuo fratello, il mio fratello. Certo, mio fratello, certo, non è una questione di colore di pelle, certo, certo. Ma tutti quelli che continuano a lavorare sulle nostre spalle in maniera clandestina, che non scappano da nessuna guerra, e ci sono dei dati oggettivi, ufficiali, del Ministero dell'Interno, certo, per quanto mi riguarda, devono essere riportati a casa loro. Non possiamo mettere tutta l'Africa. Ma non verranno portati a casa loro, perché questo ragionamento, se noi dobbiamo parlare chiaro, questo ragionamento è stato fatto già anni fa, non mi risulta che qualcuno sia stato portato a casa propria. La dimostrazione è che noi diciamo da tempo che gli sbarchi si possono fermare. Qualcuno diceva che gli sbarchi non potevano essere fermati, che era un flusso epocale rispetto al quale non si poteva fare niente. Ma poi è successo questo scandaletto delle ONG, no? È bastato... Altra domanda, non voglio dare risposte, pongo una domanda agli ascoltatori. Come mai, prima che si facesse la regolamentazione con le ONG, c'era un'emergenza umanitaria e le ONG dovevano far fronte a questa emergenza umanitaria? Con questa regolamentazione è finita l'emergenza umanitaria, le ONG, alcune ONG si sono tirate indietro, non vanno più a recuperare, è finita l'emergenza umanitaria? O c'è qualche? Noi questa domanda dobbiamo fare rispetto ai territori. Rispetto ai territori, se non cominciamo con l'avviare una riqualificazione seria di un territorio come quello di Castel Volturno, non possiamo parlare di nessun tipo, per quanto mi riguarda, di integrazione. Noi lo giriamo al territorio, ci rendiamo conto delle condizioni in cui sta Castel Volturno. Se non si avvia una riqualificazione, se non si interviene per aiutare il comune a uscire dal dissesto e cruce, se non si avvia una riqualificazione degli istituti scolastici, se non si avviano progetti seri sul discorso dei trasporti, se non si interviene su quello che è la viabilità, perché ci sono delle situazioni, delle strade in condizioni spesso e volentieri pietose, non possiamo parlare di nessun tipo di integrazione. Se non creiamo questi presupposti di vivibilità sul territorio, se non creiamo le occasioni giuste per rilanciare un minimo di occupazione giovanile, e certo, continuiamo a far scappare i nostri giovani da questo territorio, da queste terre, non possiamo parlare di nessun tipo di integrazione. Di che integrazione parliamo? Cosa gli facciamo fare in questi migranti? Dove, in quale tessuto sociale li inseriamo? E questa è la domanda che dobbiamo farci. Allora bisogna cominciare con riqualificare quel territorio. Bisogna cominciare a ridare la giusta sicurezza a quel territorio, bisogna implementare il commissariato delle forze dell'ordine, perché in quelle condizioni gli uomini e le donne delle forze dell'ordine fanno un lavoro straordinario, ma sono poche unità, fanno turni massacranti, non è possibile lasciarli soli in situazioni e in posti che sono diventati posti di frontiera. Questo però è un problema che si pone a livello nazionale, e a livello nazionale non viene risolto. Voi, nelle vostre realtà locali, che cosa intendete portare avanti come iniziativa in tal senso? Chiaramente per quello che rispetto a Castel Volturno ci sono delle cose che sono degli strumenti anche amministrativi con i quali si può operare. E questo vale per Castel Volturno, vale per tanti altri territori della nostra provincia. Faccio un esempio banale. Si può, oggi il sindaco può applicare, con il famoso meccanismo del DAS urbano, può applicare una regolamentazione più forte, può fare un controllo del territorio più determinato, può allontanare i soggetti
Questo è un primo atto di sicurezza che, se fosse fatto in maniera adeguata, comincerebbe a dare dei segnali sul territorio. E questo dipende direttamente da un'amministrazione. Relativamente a Castel Volturno ci sono problematiche, mi dicevano alcuni cittadini, anche con il discorso dei pagamenti dell'Enel, perché ci sono dei cittadini che pagano l'Enel e poi ci sono degli agganci abusivi fatti su cui ci sono dei consumi abnormi. Va innanzitutto ristabilito con un serio controllo del territorio, con la verifica delle residenze, e queste sono tutte cose che può fare direttamente un'amministrazione. Se si mette con la verifica delle residenze, con il discorso, va ristabilito un minimo di equilibrio, un minimo di legalità e di vivibilità per i cittadini che sono lì. Certo. E queste sono azioni dirette che può fare un'amministrazione. Non serve solo ed esclusivamente lamentarsi. Il trasporto, ci sono dei problemi di trasporto, bisogna intervenire da quel punto di vista. Certo. Castel Volturno è abbandonata anche in termini di trasporto, così come parte litorale Domizio, non solo Castel Volturno, perché se andiamo a vedere ci sono problematiche similari anche in altre zone, pensiamo a Pesco Pagano, allora dove c'è a Mondragone, dove c'è quel grosso problema dei rumeni, il famoso discorso che vediamo quasi quotidianamente, le problematiche dei palazzi civici, allora bisogna intervenire e ci sono degli strumenti, basta volerlo fare e farlo in maniera adeguata. Bisogna creare le condizioni per rilanciare un minimo di possibilità di attrattiva lavorativa per i giovani, ma se non c'è sicurezza, se la viabilità non funziona, se non c'è il trasporto, se c'è il problema della balneabilità, ma quale azienda va a investire? Quale attività commerciale va a costruire qualcosa? Quali presupposti si vanno a creare? Il vostro intervento nei confronti della giunta regionale? La giunta regionale, è De Luca o De Luca? Nel senso che. Nel senso che ormai penso che chiunque osservi la cosa parla solo ed esclusivamente di lui. Sembra che non ci sia una giunta regionale. No, infatti, ho fatica. Sembra che non ci sia una giunta regionale, cioè, secondo me, se chiediamo ai cittadini di identificare quali sono gli assessori regionali, una volta si sapeva, nessuno li conosce, non si sa cosa fanno, parla solo di De Luca. De Luca che vive una situazione del tutto paradossale, anche sul discorso emergenziale come quello della sanità in Campania. Cioè fa il commissario della sanità e fa il presidente della regione, fa il controllato e il controllore, e ci sono. In una sanità in queste condizioni abbiamo questo tipo di situazione, ma vi sembra normale che un ministro della salute consenta che accada una cosa del genere in una regione con un'emergenza sanitaria come quella della Campania? Questa è la domanda. A me non sembra normale. Ma ci sono soluzioni a questi problemi? Ma rispetto a questi problemi bisognerebbe cominciare anche qui dal cambiare un po' le regole del gioco, tra virgolette. Allora, ci si lamenta dei manager, ci si lamenta. Va cambiato il sistema per quanto mi riguarda. Non è normale che la politica nomini i manager delle ASL, no. Vanno fatte delle graduatorie chiare, vanno prese delle posizioni chiare, ci vogliono i titoli, ci vuole il merito, istituiamo dei meccanismi con dei concorsi, diamo trasparenza a questo tipo di incarichi. Fino a quando la politica continuerà a nominare, a fare il bello e il cattivo tempo all'interno delle strutture sociali, non ne usciamo. Per quanto mi riguarda, c'è bisogno di scelte coraggiose e nette. Non c'è bisogno di aumentare gli stipendi dei manager della sanità come fa De Luca, c'è bisogno di intervenire su quelle che sono le storture della sanità, c'è bisogno di intervenire a fianco del paziente, di quello che vive il paziente. Ci sono dipendenti ospedalieri, infermieri, tecnici di radiologia, medici che fanno doppi turni perché mancano le unità. E perché i reparti non possono rimanere con un certo numero, sotto un certo numero di presenze, specialmente il sabato e la domenica, e quindi ci sono medici, infermieri, tecnici, radiologi che fanno tutti i sabati e tutte le domeniche. E allora c'è un problema, ce lo vogliamo dire sì o no? Dobbiamo sperare in questa campagna elettorale, no, perché le promesse si fanno comunque in campagna elettorale, e se c'è speranza di vedere qualche cosa esaudito, in genere è durante la campagna elettorale. Passata la campagna elettorale, ricominciamo a parlarci, insomma, è una tragedia, ma è così. Io credo che anche su questo dobbiamo... Dovremmo cambiare registro, non dobbiamo cominciare a parlare, io comincio a parlare, io dico non parlo di promesse, parlo di impegni.
Dico, da questo punto di vista, metteteci alla prova. Metteteci alla prova. I nostri impegni sono questi, ci sono delle posizioni che noi abbiamo chiare. Però abbiamo detto in maniera chiara. Lo stanno dicendo pure i 5 Stelle, metteteci alla prova. Ma i 5 Stelle da qualche parte sono state alla prova e sono stati messi alla prova e non mi sembra che stanno dando risultati eccezionali. Da qualche altra parte, gli uomini della Lega che sono stati messi alla prova mi sembra che risultano ancora tutt'oggi tra i primi. E allora ti vedo abbastanza combattivo. Nel gradimento del, come in Veneto con Luca Zaia, nel gradimento a parte i cittadini. Ci sarà una motivazione? Ti vedo combattivo, pronto alla lotta. Ci candidiamo? Ci candideremo? Come partito a guidare il paese sicuramente sì. Bene, perché naturalmente Salvini correrà per la presidenza del Consiglio, no? Per quanto mi riguarda, il premier si chiama Matteo Salvini. Benissimo, benissimo. Allora noi ci vediamo presto, perché ormai siamo in campagna elettorale. Quando? Saltiamo a pie pari questa campagna elettorale della provincia, tanto comunque il presidente ce l'abbiamo già. E adesso lo scriviamo su un foglietto, poi lo chiudiamo in cassaforte, poi ci vuole la zingara, vediamo, e comunque ce l'abbiamo già. Ci vediamo subito dopo, casomai per un commento a caldo. Va bene? Ti prenoto per molto, dopo? Molto, molto volentieri. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, Crepi.